Benvenuti a tutti al nostro convegno, ma soprattutto alla nostra giornata del malato. Mettiamo insieme due situazioni diverse. Una giornata da dedicare ai nostri fratelli ammalati e un tempo in cui confrontarci sul servizio che diamo a questi nostri fratelli. Il tema di questa giornata che il Papa ha lanciato è quello della gratuità. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Credo che, volendo subito portare questo tema all'interno del servizio che si fa agli ammalati, il tema della gratuità non può assolutamente competere, ma non deve competere con il problema che si porta sempre sul tavolo, i costi. Vado subito al nocciolo. Se noi poniamo ancora sempre sul discorso dei costi, chiaramente non ci poniamo nell'atteggiamento giusto del servizio al fratello che vive una condizione particolare, che è quella della malattia. Il discorso dei costi deve entrare nel discorso della gratuità. E il discorso dei costi deve soltanto essere finalizzato al servizio dell'ammalato e non l'ammalato sacrificato ai costi. È un'antifona che faccio sempre e non posso fare a meno di farla oggi. Fatto questa antifona, questa premessa, ecco, noi siamo qui per confrontarci, ognuno secondo quello che vive nella sua esperienza. Abbiamo i volontari, partiamo da loro, che dedicano tempo, energie, risorse in questo servizio al fratello ammalato. Abbiamo la comunità ecclesiale nel suo insieme, rappresentata dal Vescovo, che cerca in ogni modo di animare questo servizio, sia al fratello ammalato che è nell'ospedale e sia ai fratelli ammalati che sono nelle abitazioni. La Chiesa in varie forme, a partire dai parroci, ma poi anche con i volontari, cerca sempre di raggiungere tanti fratelli e sorelle che si trovano da soli nelle case a vivere la loro anzianità, il loro disagio, la loro malattia. E poi abbiamo le istituzioni pubbliche a vari livelli, da quelle amministrative a quelle proprio sanitarie e a quelle che vedo ben rappresentate e sono contento, delle forze dell'ordine. Abbiamo i vertici delle nostre forze dell'ordine, i due capitani e il commissario. Quindi siamo contenti della vostra presenza. E quando ho visto, ho pensato che tante volte loro sono i primi a raccogliere il fratello nella difficoltà. Allora il vostro compito è di, come spesso capita, di raccogliere la sofferenza sulla strada o di raccogliere la sofferenza nell'abitazione nascosta o tenuta volontariamente nascosta. Come anche vostro compito sorvegliare che il servizio sia fatto, ecco, veramente per il bene delle persone. Grazie che siete venuti. Solo tre domande, professore Paradiso, solo tre domande. Però credo che siano tre domande che possono dare una riflessione. La prima domanda: secondo voi, per fare una sanità ci vuole un buon medico o un medico buono? La seconda domanda: l'umanità può essere insegnata
in una società così liquida e così robotizzata come quella di oggi? La terza domanda, e mi fermo qua, le domande, l'etica cristiana, come si pone oggi di fronte alla malattia? È chiaro che sono tre domande che avrebbero bisogno di tre sessioni diverse. Io, così, solo qualche spunto, poi naturalmente possiamo parlare. Ci vuole un buon medico, un medico buono. Io ho trovato Sandro Spinzanti, il quale si è fatto la stessa domanda, partendo da un episodio molto particolare. Kant era malato, filosofo che entriamo nell'epoca dell'illuminismo, era molto malato e quindi ha chiamato il medico per poter essere curato. Questo amico ha detto al medico: guarda che quando entrerai troverai il filosofo Kant in piedi e si siederà soltanto dopo che tu ti sarai seduto, anche se ha delle atroci sofferenze. Kant che ha sentito e ha detto: Dio non voglia che io cada così in basso da dimenticare i doveri dell'umanità. Ora sembra una risposta semplice, ma detta da un filosofo, non ne parliamo dietro quel concetto di umanità che cosa c'è. C'è sicuramente la cortesia e la gentilezza, ma c'è soprattutto i doveri dell'umanità, doveri verso se stessi, ma anche doveri verso gli altri. Cioè ci sono, esistono i doveri della co-umanità. Il titolo che ho scelto è stato questo curare e prendersi cura, che in realtà rimanda ai due, rimanda ai due concetti del curare e del prendersi cura, diciamo apparentemente distanti e separati, perché il curare riguarda le attività terapeutiche nell'ambito sanitario e il prendersi cura gli aspetti psicosociali del paziente nell'ambito sociale. In realtà sono solo oggi apparentemente separati, perché la tendenza è assolutamente quello di integrarli, cosa che il dottore Frieri ha già illustrato bene. E il titolo di questa slide coincide con il titolo di un libro scritto nel 2014 dal professore Mandelli, il quale ha sempre pensato che curare e prendersi cura coincidano, e quindi ha parlato di medico che come uomo di scienza, ma soprattutto di coscienza. E quindi, e nel momento in cui ha avuto a che fare con i suoi pazienti ha sempre privilegiato il rapporto sia con il rapporto comunicativo sia con il familiare che con il paziente stesso, perché le cure potessero essere efficaci, e soprattutto ha posto l'attenzione proprio sul volontariato. Da uomo di grande esperienza nell'ospedale in cui ha lavorato, ha riconosciuto l'importanza dei volontari. La formazione dei volontari segue un percorso diverso da quella che è la formazione classica a cui noi accediamo, no? La scuola, l'università, la specializzazione e quant'altro. La formazione dei volontari ha delle specificità e possiamo definirla anche professionale nel momento in cui consideriamo che l'attività svolta dai volontari è gratuita, dove per gratuito non si intende solo il mancato compenso economico del lavoro svolto. Per gratuità si intende quello che credo il principio cristiano, Sua Eccellenza mi può correggere, il principio cristiano impone, vale a dire sono modalità particolari di incontro con l'altro, lo scambio, la comunicazione con l'altro, che modificano anche le modalità di intervento di una persona verso chi ne ha bisogno. È professionale nella misura in cui richiede conoscenze talora complesse, l'abbiamo detto prima, se non si è competenti da un punto di vista di abilità e di conoscenze non si è completamente utili, ed è la possiamo considerare di importanza nel ruolo sociale, perché appunto i volontari con la loro presenza, con la loro prossimità alle persone ammalate e ai loro familiari, svolgono davvero un ruolo sociale. E con l'auspicio che chi è preposto all'attenzione dei volontari
possa curarsi di loro perché possano essere aggiornati e formati continuamente. Grazie. Io innanzitutto voglio ringraziare tutti, la dottoressa Delligatti, il dottore Freri e chiunque ha collaborato per l'organizzazione di questa giornata, perché è veramente importante. Sono stati toccati veramente tanti temi. Io sono qui e voglio raccontarvi come queste esperienze hanno avuto dei risvolti su di me, sulla mia persona, e come mi hanno fatto crescere e mi hanno permesso di avere più certezza nelle mie decisioni, cioè in quello che voglio fare poi. Se diamo per certo, è l'unica cosa prima della testimonianza che voglio dire, se diamo per certo che non basta solo curare una malattia, ma è necessario curare anche la persona, l'individuo, e quindi garantire il benessere psicofisico dell'individuo, direi che il teatro è la forma migliore, ed è per questo che è nata la nostra associazione, perché il teatro è anche catarsi, quindi noi permettiamo a chi sta male, a chi soffre, di sfogare, di cacciare fuori tutta la rabbia, il dolore, la frustrazione in alcuni casi. E solo una cosa volevo aggiungere, che è vero, per fare volontariato è necessaria la formazione, ma per donare amore no, quindi quando c'è bisogno di una carezza, di un sorriso, di anche soltanto di chiedere come stai, anche alla persona che abbiamo a fianco, non necessariamente nelle strutture che possono essere ospedaliere o riabilitative, quello lo possiamo fare tutti, sempre, in ogni momento, ed è veramente fondamentale, perché così facendo possiamo iniziare e immettere anche in un percorso di riabilitazione qualcuno che sta male e che semplicemente non riesce a dirlo. L'esperienza più formativa per me è stata quella nella REMS, che è avvenuta recentemente in realtà, e noi siamo un gruppo molto eterogeneo, quindi per me aveva un valore in più, perché appunto è quello che vorrei fare in futuro, ma diciamo che ci ha creato un mix di sensazioni e di emozioni, perché non sapevamo perfettamente a cosa andavamo incontro. La cosa che mi piacerebbe sottolineare è la differenza che abbiamo notato negli ospiti della REMS quando siamo arrivati e quando siamo andati via. Noi siamo arrivati e voi immaginate un gruppo di giovani dai 20 anni fino ai massimo 29-30 davanti a questa struttura, insomma, in cerca di documenti da consegnare, e sentivamo delle urla venire da dentro la struttura, perché chiaramente noi sapevamo che non ci saremmo esibiti soltanto davanti a dei malati, ma anche a dei detenuti, e questa cosa ci creava un'ulteriore preoccupazione, lo ammetto, ma non ci siamo fermati nonostante le urla. Prima di iniziare lo spettacolo qualcuno degli ospiti non voleva entrare in sala, nella sala teatro, qualcuno voleva fare altro, qualcuno sbuffava, non aveva interesse. È stato bello però quando è iniziato lo spettacolo, guardandoli negli occhi, iniziare a intravedere quel velo di malinconia e quella nuvola che li avvolgeva, che li isolava, che è questa la cosa principale, dissolversi, e quindi quella malinconia diventare prima un lieve sorriso, poi una partecipazione alla battuta dello spettacolo, poi un applauso così involontario, poi una risata. Poi abbiamo visto che chi si era rifiutato prima di entrare, poco alla volta iniziava ad entrare, a partecipare, ad affacciarsi, a incuriosirsi. E una cosa che ho notato è che all'inizio rifugiavano il contatto visivo. Cioè, nel senso, come attrice mi piace avere un contatto diretto con il pubblico. Loro invece tendevano quasi a guardare per terra, a guardare per aria. Poi dopo un po' invece si è instaurato proprio un contatto diretto e abbiamo abbattuto quel muro che ci divideva. Abbiamo donato loro un'ora di libertà, quindi non erano più detenuti e non erano neanche più malati.
E questa cosa ha fatto crescere anche me, perché ho capito che l'empatia, che è fondamentale, il dialogo che serve con chi soffre, con chi sta male, porta a quello che nella chimica fisica viene chiamato equilibrio termico. Si raggiunge un equilibrio, non si può dividere una malattia. La malattia è soltanto di chi ce l'ha, fisiologicamente. Però si può cercare di lenire il dolore, la sofferenza, e raggiungere un equilibrio. In quel momento noi avevamo raggiunto un equilibrio. Da una parte non c'era più il detenuto, il malato e il pubblico, e dall'altra degli attori, no. Eravamo tutti sullo stesso piano. Al Foro Italico, Gognocchi ringrazia quanti hanno contribuito al sorgere oggi di una nuova casa di lavoro in Roma. Vogliamo creare un centro che contempli tutta la personalità umana, che vada dall'attività fisica e non trascuri contemporaneamente, come purtroppo deve avvenire oggi, la parte scolastica e professionale, che deve andare di pari passo, un centro sociale, un centro che rimetta l'uomo nella sua piena attività. Dando il via a questi lavori, noi intendiamo di dare più che una realtà materiale, una realtà spirituale a questi figli. Un appassionato e moderno imprenditore della carità. Così è stato definito Don Carlo Gnocchi, solennemente beatificato il 25 ottobre 2009 in Piazza Duomo a Milano, al termine di un rigoroso processo durato oltre 22 anni. Ho sempre cercato le vestigia di Cristo sulla terra, con avida e insistente speranza. E mi è parso di veder balenare il suo sguardo negli occhi casti e ridenti dei bimbi, trasparire opaco come dietro un velo di alabastro nel pallido e stanco sorriso dei vecchi. Ho cercato di cogliere l'accento della sua voce nel discorso dolente e uguale dei poveri e degli afflitti, e mi è sembrato più volte che la sua ombra leggera mi avesse sfiorato nel crepuscolo fatale dei morenti. Sì, volevo, a seguito del film, volevo farvi questa comunicazione. Come quest'anno ricorre 10 anni dalla beatificazione di Don Carlo, abbiamo chiesto l'udienza al Santo Padre, che ce l'ha concessa per il 31 ottobre, sempre prossimo. Quindi volevo cogliere l'invito di comunicare questa e condividere con noi questa gioia, e soprattutto invitarvi, perché è aperta, le iscrizioni sono aperte non solo agli operatori, ai pazienti, ma anche ai volontari e a tutto il mondo e tutti gli amici, come diceva prima, della baracca di Don Carlo. Quindi vogliate cogliere questo invito a nome mio, poi dopo vi faremo sapere da qui a breve quelle che saranno le modalità, eccetera, per accedere in un'unica giornata. Partendo da qui, l'udienza è a mezzogiorno, per cui partendo da Sant'Angelo riusciamo ad andare, insomma, in una giornata, ecco. Quindi l'invito è aperto tutto agli operatori familiari, ripeto, e ovviamente anche all'ospedale, che veramente in questi 13 anni, con alti e bassi come in tutte le buone famiglie, siamo qui a servire appunto i pazienti, e grazie al vostro aiuto. C'è qualcuno che vuole qualche riflessione? Passiamo alla parola al CEP, poi magari vediamo. Prego, eccellenza. Le relazioni sono state tutte e due interessanti e stimolanti, sia per chi li ha tenute, persone non di studio soltanto, ma che vivono quello che hanno detto, sia il dottor Frieri sia la dottoressa Deligatti. E si sente subito quando si vive quello che si dice, perché oltre alla competenza c'è anche il saper fare ironia sui limiti. Allora, chi sa fare ironia sui limiti è perché vive quello che giustamente cerca di proporre, e nell'ironia non si giustificano i limiti, ma si sottolineano in maniera tale da prendere tutti insieme coscienza. Questo dal punto di vista, diciamo,
della forma delle relazioni e del modo dell'esposizione. Ovviamente la Chiesa, il cristiano, si sente sempre vicino all'uomo e all'uomo che soffre, per cui ogni scienza che si pone a servizio dell'uomo è sempre, sempre favorita, incoraggiata dalla Chiesa e dall'uomo di fede. Il filmato di Don Gnocchi ci dice proprio questo. L'uomo di fede vede oltre, vede prima e vede insieme. Vede oltre perché la persona che soffre riconosce anche la sofferenza di Dio con l'uomo. E vede prima perché tante volte alcune sofferenze le ha viste prima l'uomo di fede. Tante persone bisognose sono state raggiunte prima dall'uomo di fede. E tante malattie o anche situazioni di disagio sociale sono state viste sempre prima dall'uomo di fede. Sarà un caso, non credo. Quindi vede oltre, vede prima e vede insieme. Sì, perché ovviamente noi dobbiamo imparare a servire insieme all'uomo che è nella malattia, nel bisogno e nella necessità. Senza decontestualizzare la frase di quella santa, io dico: Dio bacia l'ammalato. Ci ho pensato prima di scrivere di riportarla, perché è chiaro che non è una frase molto forte, ci ho pensato due giorni, dico la scrivo o non la scrivo, però ho detto ma sì, perché in realtà a volte bisogna affrontare certe cose, perché ancora oggi si sente dire che quella malattia me l'ha mandata Dio. E allora questo è una cosa che bisogna sfatare, perché certo, credo che sia voglia soltanto il nostro bene. L'Antico Testamento, certo, Dio ogni tanto qualche parolina la diceva, insomma, ai suoi al popolo di Israele che non era obbediente, questo è Gesù costante. Per cui in realtà lo spirito invece del cattolicesimo, che poi ha dato una ventata nuova di amore su questo monoteismo cristiano, credo che abbia poi cancellato questo, però era la mia riflessione, quindi chiedo scusa forse alle coscienze delle scritte, magari cattoliche, ha scritto quello, però è una cosa che credo che oggi ci ha fatto riflettere. Volevo sapere dal professore Marandino qualcosa su questo tipo di rapporto tra l'etica nostra cristiana e persone più laiche, ecco, come prego. Grazie. Appunto, tu mi interroghi su una riflessione particolarmente difficile. Io volevo prima dire una cosa che forse in precedenza avevo trascurato. La gerarchia che ordinariamente viene stabilita, primo settore, secondo settore, terzo settore, in questo caso viene ribaltata, perché il volontariato è il primo settore nell'ambito dell'assistenza morale, psicologica, come è stato più volte detto anche da chi mi ha preceduto nelle relazioni, negli interventi vari. E non è vero, ma questa è una battuta assolutamente, non è vero che lo facciate in maniera gratuita, perché un grazie che viene rivolto da un paziente o da un sofferente è la remunerazione più preziosa, più invidiabile ed è impareggiabile, perché nessuno potrà compensarvi in una maniera più, diciamo così, importante e più alta. Quindi il ruolo, la funzione del volontariato è fondamentale non soltanto nelle strutture sanitarie, ma nella società in senso più ampio e più vasto. Per quanto riguarda l'etica, come dicevo anche in precedenza, ma soltanto come una piccola pillola, appunto non è un rispetto ai valori umani che ci devono ispirare in ogni condotta pubblica o privata,
non riguardano soltanto l'etica cristiana, cattolica, ai quali, voglio dire, io mi onoro di in qualche modo di aderire, ma è un'etica laica e che ci conduce al rispetto delle persone e dei valori umani, e rispetto a questo noi non possiamo assolutamente derogare, ma dobbiamo sempre rispondere in maniera pronta e completa, in maniera piena, perché noi siamo uomini e ci dobbiamo confrontare con altri uomini. Quando avviene qualche situazione particolarmente problematica, non ci dobbiamo chiedere dove fosse in quel momento Dio, ma dove si trovava in quel momento l'uomo, e non ci dobbiamo porre queste domande a posteriori, ma dobbiamo in qualche modo cercare di agire preventivamente, attenuando quelle che possono essere gli esiti, anche quelli più nefasti e devastanti. Io poi mi limito a questo perché diventerebbe forse troppo ardito procedere oltre. Io sono molto più vestito del professore Marantino, quindi dottoressa Legatti, lei ha parlato del volontariato e soprattutto a un certo punto ha parlato di volontariato un po' particolare, cioè non sempre volontariato puro, inteso come veramente solidarietà, ma si nasconde dietro questo volontariato magari qualcosa di diverso, o forse probabilmente qualcosa solo per apparire, ma non certo per donare o per fare. Prego. Allora, prima di così rispondere alla sollecitazione, volevo fare, se posso permettermi, rispetto al bacio di Dio. Io credo che una condizione di malattia o di sofferenza in generale sia una messa alla prova della nostra capacità non solo di sperimentare il limite, ma per quanto mi riguarda, per il lavoro che faccio, sperimentare dove sono gli altri, perché nelle situazioni semplici di gioia, di condivisione così spensierata, siamo tutti buoni e ci vogliamo bene, ma nella vita non mancano le condizioni di sofferenza, sia di salute, sia del vivere quotidiano, per altre motivazioni. E allora credo che sia un'ottima opportunità per sperimentare la condivisione con le persone. Posso permettermi di dire di aver purtroppo conosciuto il contesto malattia sin da piccola, perché i miei familiari hanno avuto malattie lunghe, anni, e se devo dire da quando ero piccola ad oggi qual è l'esperienza, che cosa mi ha insegnato questa esperienza, da un lato è stato il senso di solitudine, proprio perché il sistema sanitario non era attrezzato come oggi, e allora ricordo adesso a questa età e la definisco questa sensazione di solitudine, essere lasciati da soli quando in una famiglia un componente si ammala, da soli significa l'indifferenza, l'incomprensione, ma anche l'incapacità tecnica, e vabbè, non ne facciamo una colpa, ma essere lasciati soli credo sia l'elemento più grave che possa accompagnare la vita del paziente e dei suoi familiari. E allora, ben vengano le situazioni difficili, perché dalle situazioni semplici non si impara niente, da quelle difficili si cresce, si matura, si diventa davvero più buoni, davvero più capaci di stare con gli altri e tra gli altri. Le situazioni difficili sono anche le case di assistenza per gli anziani, sono le carceri, sono gli istituti per i bambini soli, abbandonati e malati. Visitare questi luoghi, che sono luoghi di verità, aiuta davvero ad essere diversi. La malattia è una, per me, è una messa alla prova da parte di Dio.
E invece per la domanda che tu mi rivolgevi, sì, sì, sul volontariato, quando si dice puro si intende puro nell'anima, nello spirito, cioè molte associazioni purtroppo nascono per fini diversi, per carità, nascono anche con l'intento di dare un senso al dolore che semmai una persona ha vissuto, però poi nel corso dello sviluppo delle azioni diventa solo un modo per poter impiegare il proprio tempo. E un sacerdote ad Avellino durante un'omelia diceva si va prima in televisione, si va sui giornali a raccontare di questa iniziativa che qualcuno ha voluto mettere su, prima la visibilità, e invece fare associazione nel senso vero del termine significa essere, avere lo spirito di donare e donarsi agli altri, donare innanzitutto il proprio tempo, quello è gratuito, è la propria disponibilità. Per cui purtroppo assistiamo sia nelle piccole realtà, poi a livello nazionale abbiamo negli ultimi tempi visto come dietro il nome di certe ONLUS, fondazioni o quant'altro si nascondevano ben altri intenzioni e interessi, ma questo non può distruggere quanto di bene invece è stato fatto e verrà fatto. Grazie. Volevo chiederle quanto è difficile portare il messaggio iniziale del Dito Gnocchi nella gestione di questi centri dal punto di vista organizzativo, funzionale e rapporti con il personale. Allora è proprio difficile. No, voglio fare un po', posso prima di rispondere alla domanda fare una riflessione. Una riflessione perché mi ha fatto ricordare quando parlava prima la dottoressa Delli Gatti di come ho iniziato a lavorare. Quando avevo 20 anni, tanti anni fa, ho fatto tanto patronato, tanto attività di patronato proprio, quindi questo significa 40 anni fa. 40 anni fa il patronato significava con i disabili, aiutare le persone proprio nelle cose più elementari, nel compilare le domande, nel fare chiedere la domanda, di fare la domanda di invalidità per una piccola pensione, non c'era ancora l'assegno da compagno, quindi organizzavamo nella mia proprio volontariato, organizzavo proprio pullman per, insomma eravamo andati a Roma a protestare per ottenere da quello che oggi è l'assegno da compagno, che sembra un diritto, no? Semplice, però se non ci fossero state tutte queste associazioni di volontariato non saremmo arrivati anche a dei benefici che non solo, anche dei benefici economici, anche se piccoli, per le persone invalide con bisogno di attività. E quindi mi ha fatto ricordare proprio una parte di vissuto passato, insomma, che sono state proprio quelle per me la base per arrivare fin qui. Sono partita da lì tanti anni fa proprio con questo volontariato, poi mi hanno, nel frattempo studiavo anche e poi sono diventata, poi abbiamo, grazie all'attività di volontariato avevamo iniziato con un'attività domiciliare sul territorio, la riabilitazione sul territorio, perché allora i disabili stavano rinchiusi nelle case, non andavano fuori o a passeggiare nel paese oppure a riabilitarsi, stavano a casa perché erano i cosiddetti poveri, erano infelici, li chiamavamo nel gergo comune disabili, ma li chiamavamo infelici. E questo filmato di Don Carlo mi fa ogni volta commuovere, perché traspare proprio in questo la dignità, cioè ridare la dignità alla. Le immagini di quel bambino che è stato portato davanti a Giovanni Paolo II, io ce l'avevo nel mio stesso piano dove lavoravo, e poi ho avuto la fortuna di avviare le strutture della Basilicata, e quindi portare il messaggio di Don Carlo, perché in quelle strutture, come avrà fatto qui il mio collega Provenza, nel 2005 quando abbiamo iniziato, in quelle strutture Don Carlo, sì, era una sigla, era una fondazione che dava lavoro.
Però devo dire che in questi territori è stato facile, c'è stata, grazie appunto a questa attenzione, è stato facile perché abbiamo trovato, che sia io che vedo qui i risultati che del lavoro del dottor Provenza, è stato facile portare il messaggio di Don Carlo perché c'era un buon tessuto nella popolazione, ma poi perché avevamo avviato un'attività e un servizio, quindi è facile attraverso incontri, messaggi e soprattutto grazie al lavoro quotidiano fatto dal presidente, dai direttori e da tutti gli operatori. Più difficile invece è il contrario, qui la provocazione è mantenere alta l'attenzione. Poi ho avuto l'esperienza di Roma per 4 anni su un centro storico, perché l'avete visto anche lì dall'immagine, anche lì una difficoltà perché continuare ad alimentare soprattutto in operatori che lavorano usurati dall'attività, no? Mi ci metto anch'io in mezzo perché siamo usurati da anni dell'attività, quindi della quotidianità del lavoro, allora lì è veramente più difficile, più faticoso, ma poi il riscontro che abbiamo attraverso, lo dicevo prima, attraverso il riscontro dei pazienti, insomma, perché poi il consenso, il grado di soddisfazione del paziente e anche il fatto che oggi siete tutti qui comunque significa dentro questa casa, che non è solo, mi permetto di dire, che non è, rappresenta oggi non solo l'ospedale ma anche la piccola parte, la fondazione, questo significa che si continua così. Grazie. Grazie. Delle croci, ci ho trovato il mondo intero.